Ciao a tutti qui è Criminal Violet e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per presentarvi finalmente un po' di gameplay del DLC Left Behind di The Last of Us. L'ho aspettato da tantissimo e oggi finalmente, nel giorno di San Valentino, sono qui a preparare il video. Spero vi piaccia, mi raccomando, commentate ed iscrivetevi al mio canale per maggiori gameplay e commentari. Quindi buona visione e alla prossima! Eccoci qui, ovviamente ho skippato le varie cinematiche e vari video perché non voglio assolutamente spoilerarvi nulla. Quindi incominciamo. Ho già l'ansia, va bene? Quindi, questo DLC incomincia con ovviamente Ellie. E ora dobbiamo cercare delle provviste. Ammetto che mi mancavano, nonostante The Last of Us l'avevo ricominciato per la terza volta, mi mancava parecchio, qualcosa di nuovo inerente a questo titolo, che è uno dei pochissimi, tra l'altro, che mi è piaciuto del 2013. Ok, qui non c'è nulla, quindi, oddio, diamo un controllatino qua che vedo un ascensore, ma dubito funzioni, ovviamente, infatti. Quindi torniamo su. Andiamo su. Qua cosa abbiamo? Niente. Bene. Guardiamoci bene in giro, perché come saprete anche voi, in questo gioco più rifornimenti si trovano, meglio è. Neve. Corriamo un po' più velocemente. A livello di comandi non è cambiato nulla, comunque voi all'inizio potrete scegliere. Comunque, potrete scegliere se riavere un tutorial molto veloce sui comandi oppure no, quindi sarà a vostra discrezione. Ho già l'ansia, sento rumori. Ok, quindi col tasto R2 si potevano aumentare le percezioni. Io scusate, vado già accovacciata perché sono già in ansia, perché non ho armi, non ho nulla. Ok, dobbiamo andare in farmacia. Però io mi guardo in giro, sempre nella speranza di trovare un'arma, qualcosa. Controlliamo. Ma non avevo dubbi. Voi avevate dubbi? Ho Speriamo bene. capito. Adesso ci vado. Oddio, è una mattonella. Vabbè. Meglio che nulla. Covacciamoci ed entriamo. Oddio! Che cagasotto che sono!
Comunque, ok. Come avete potuto vedere, io avendo scelto di attivare il tutorial. Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota. Non si fa, eh. C'è qualcosa? Controlliamo C'è tutto. qualcosa? Controlliamo se ci sono medicinali. Lo sapevo. Hanno già preso tutto. Te pareva? Ma, ovvio. Ok. Controlliamo bene in giro. Quiete. Poi i ragazzi con i cartonati lì mi fanno venire l'angoscia. Porca miseria. Cosa con sé? Allora, il farmacista è impazzito e mi ha aggredito. L'ho colpito con forza e ora è privo di sensi. L'ho chiuso nel negozio qui accanto, American Princess. Qualcuno lo soccorra, combinazione 35-30-31. So già che andremo là. E indovina, indovinanello. Indovina, indovinanello. Mamma mia, ragazzi, strappati. Comunque, sarà sicuramente serve la chiave, a posto. E non riesco a fare un coltellino che magari io non mi ricordo. No. Ecco, ho fatto il danno. Bene. No, comunque non ho nulla per creare nulla, quindi ho buttato un mattone così. Allora, quindi, niente, ragazzi, ci tocca andare dal farmacista. Io non ho neanche più il mattone. Allora, quindi 35, 30, 31. Andiamo a liberare il 35 a farmacista. destra, 30 a sinistra, 31 a destra. Ha funzionato. Che mi dicono che non sta proprio bene. Se hai intenzione di saltarmi addosso, fallo subito in costa. Conviene già spegnere la luce. Andiamo pian pianino. Vediamo se si può fabbricare qualcosa. No, niente. Voglio morire. Vabbè, prendiamo la bottiglia. Ma dubito serva a qualcosa. Spore. Bambole, rumori e io non ho armi, non ho un tubo. Adesso prepariamoci al cagotto 3-2-1. Scusate, non ci voleva questa finesse.
Resuscitare, non resuscitare. Niente. No, beh, ecco appunto. Ah, la chiave. Ok, ecco. Oh, cazzo! Porca merda! Mamma Perfetto. Mia. Una chiave. La farmacia. Ellie, io sto andando giù volgaruccia, ma anche tu. Anche tu non scherzi, eh? Spegniamo la torcia, va? E andiamo pian pianino. Perché qua... secondo me... salta fuori qualcuno. Merda. No. Lo sapevo io. Guarda. Te l'ho qua. Ma non avevo dubbi. Bonjour. Secondo voi... no, al massimo. Però ragazzi, io voglio il mio coltellino. Andiamo Ellie, per l'amor d'un dio andiamo. Vedi il mattone? Ecco. Andiamo, va. Mamma mia, quei cartonati qui, ragazzi. Allora, avevamo preso un documento. E andiamo a vedere un attimino. C'era qualcosa di nuovo. C'era nulla qua? No, nulla. Bene, utilizziamo la chiave. Sì. E andiamo a prendere la valigetta del pronto soccorso. Ok. No. Ah, un elicottero militare. Lì ci sarà qualcosa. Resisti, Joel. Speriamo, se no, ragazza mia, si è messi male. Cerchiamo qualcosa. Ok. Prendiamo tutto quello che troviamo. Io quello là lo devo far fuori, però, perché mi sta inquietando troppo. Io qua non posso costruire nulla. Quel licker là dov'è? È rimasto di là, spero. Allora, andiamo avanti e cerchiamo qualcosa. Ecco, statene di là. È ancora di là? Sì, mamma mia. Hanno... capacità di inquietarmi più degli zombie. Gli zombie alla fine sono carini, questi qua sono isterici. Ok, vabbè, cerchiamo un po' dappertutto. Io sto andando anche nei meandri dove non dovrei andare. Oh, forbici. Ecco qua, tessuto. Di qua si può andare? Sì. Incastriamoci di qua. Ok.
vediamo se c'è qualcosa anche qua. Smalti. Yes, smalti. Ho indovinato. Niente a quel filo. Beh, posso usare questo. Ok, quindi usa per selezionare il kit di soccorso e tieni premuto R1 per utilizzarlo. Bene. Per il momento. Beh, oddio. No, beh, teniamolo, dai. Lo so che abbiamo poca vita, però dobbiamo tenere tutto con parsimonia. Quindi qua abbiamo finito e andiamo di qua. E abbiamo fatto il giro. Qua. Ci siamo!